Oggi abbiamo in sostituzione del segretario generale il dottor Capozzolo, vice segretario del Comune di Agropoli, che ne fa le funzioni. Prego, dottor Capozzolo. Di Biasi Franco, Di Filippo Giuseppe, Crispino Francesco, Russo Gennaro, Assente. assente. Giustificato, ieri ci ha comunicato che per motivi. Marciano Pietro Paolo, Cammarota Giuseppe, Laporta Massimo, Presente. Verrone Gianluigi, Di Nardo Eleodoro, Bufano Bruno, Framondino Luigi, assente. Comite Nicola, Botticchio Giuseppina, Coppola Salvatore, Assente giustificato. Abate Agostino, Pesca Mario, assente. Adamo Coppola. La seduta è valida, si danno inizio ai lavori. Primo punto all'ordine del giorno, interrogazione e interpellanza del consigliere Agostino Abate al sindaco sulla questione orti urbani. Prego, consigliere Abate. Grazie. Signor Sindaco, tempo fa alcuni cittadini di Agropoli mi hanno chiesto delle spiegazioni per quanto riguardava gli orti urbani assegnati a località Mattine. Cioè, gli è stato loro riferito tempo fa di andarsene quasi dalla mattina alla sera perché era necessario sgomberare quel terreno in quanto si dovevano effettuare dei lavori, forse non ricordo bene, a campo sportivo, a qualche struttura sportiva che si ritrovava in zona. Allora, la mia interrogazione innanzitutto è intesa a sapere se è vero e perché è vero una cosa così improvvisa e poi soprattutto perché leggo la delibera numero 277 del 12 ottobre 2021, in cui si parla di istituzione nuovo parco urbano orti di città e redazione nuovo regolamento. Poi a maggior ragione vedo che oggi all'ultimo punto all'ordine del giorno c'era questo regolamento sugli orti urbani, ma non essendo mai arrivata nessuna documentazione devo presupporre che lo stesso non verrà discusso. Quindi mi dia un po' questa spiegazione. Sa perché, Sindaco? Io non ho la volontà di voler, tra virgolette, storcere una risposta a qualsiasi costo. Io ho la volontà di collaborare con questi signori che sono venuti da me, perché questi signori che sono venuti da me hanno una sensibilità e una condizione psicologica e fisica, per cui anche togliergli un orto che gli è stato assegnato laddove loro passavano il miglior tempo della loro vita, ormai anziana, anziana come me, quindi perché io mi reputo pure io anziana, mi ha particolarmente colpito. Quindi vorrei risolvere il problema innanzitutto di non traumatizzarli con, diciamo, la sottrazione dell'orto in un modo così repentino. E seconda cosa, cercare praticamente di accompagnarli in un percorso che possa loro consentire di vivere meglio. Grazie. Prego, Sindaco, grazie. Allora, saluto naturalmente i consiglieri, Presidente del Consiglio. Sì, allora, la questione degli orti urbani, facciamo un attimo un passo indietro. L'Ufficio Politica e Sociale aveva già segnalato che c'erano state ulteriori richieste per l'assegnazione degli orti urbani. Aveva altresì verificato che quasi il 50% degli orti che erano disponibili nell'area citata da lei, consigliere, quella praticamente di fatto di fianco al campo sportivo Polito, era inutilizzata e non coltivata. Quindi l'ufficio, giustamente, posto il problema all'assessore D'Arienzo in particolare, di eventualmente verificare come porre le condizioni per assegnare a nuovi richiedenti quei lotti, quei piccoli lotti di terreno che erano rimasti liberi. E quindi fu fatto un sopralluogo proprio per verificare e non è stato facile andare a recuperare, sono passati ormai molti anni dall'assegnazione vecchia, chi in qualche modo era vecchio assegnatario, ne aveva ancora diritto, o chi in qualche modo aveva acquisito il terreno, diciamo così, bonariamente per effetto di un lascito di qualcuno che magari non lo utilizzava più. Quindi sembrò in quel momento necessaria una riorganizzazione, una rivalutazione,
atteso in ultimo che comunque i tempi, diciamo, che erano stati previsti dalla delibera allora avviata di assegnazione dei terreni era, diciamo, molto superata e scaduti ormai da tempo. E quindi questo era lo stato dell'arte allora, quando si immaginò di cominciare una verifica anche di come e in che modo valutare la nuova assegnazione. Contemporaneamente però la determinazione della valutazione dell'ufficio lavori pubblici sulla gara svolta per il lavoro del pulito determinò la vittoria di un'azienda che aveva proposto, tra le altre cose, anche l'implementazione di un'area di spalti per guardare la partita, che in qualche modo era disposto proprio in quell'area prospiciente, diciamo, agli orti stessi. E quindi l'ufficio lavori pubblici scrisse giustamente all'ufficio politiche sociali che c'era la necessità, insomma, di ridurre l'area destinata agli orti, proprio perché il lavoro e l'assegnazione del lavoro determinava la possibilità di implementare il campo stesso. Quindi si erano determinate due situazioni un po' confliggenti, cioè quella di un lavoro pubblico che avrebbe in qualche modo arricchito e implementato quell'area, il campo pulito, e la necessità da parte dei cittadini comunque di usufruire degli spazi degli orti stessi. Ma data la considerazione iniziale che abbiamo fatto, cioè quella che sostanzialmente la metà dei lotti era in qualche modo rimasta libera, quindi su circa 30 lotti sono due file da 15, l'ufficio dei lavori pubblici disse che i 15 lotti più prospicienti allo Stato dovevano essere liberati, gli altri potevano rimanere operativi. E quindi si pensò in quella fase che sostanzialmente chi stava sul lotto più vicino allo stadio potesse comunque, almeno temporaneamente, finché non si fosse fatta una rivalutazione complessiva, spostare nei lotti liberi e in qualche modo trovare un equilibrio in attesa comunque di una riassegnazione in un equilibrio. Comunque i lavori dei lavori pubblici dovevano cominciare, la ditta aveva scritto già una lettera all'ufficio che era nelle condizioni di cominciare i lavori e non potevamo procrastinarli oltre, a rischio da parte dell'ufficio di ricevere le prime lettere di contestazione perché non era stato liberato il terreno per cominciare i lavori. Quindi lì probabilmente in maniera frettolosa abbiamo comunicato agli utenti, l'avremmo fatto con più calma se non fosse arrivata questa altra circostanza, di spostarsi nei lotti liberi, quelli, diciamo, rimasti liberi più lontani dal campo sportivo. E quindi facemmo una comunicazione agli stessi, proprio perché era difficile rintracciarli, quindi dovevamo mettere dei cartelli, e quelli che ancora avevano la vecchia assegnazione, è stato facile contattare gli altri che non conoscevamo, abbiamo messo un cartello, insomma, per dire spostatevi in maniera abbastanza rapida perché dobbiamo lasciare i tempi per i lavori. In questo intercorso, come se siete stati raggiunto voi da alcune richieste di chiarimenti, anche l'ufficio lavoro pubblici, noi stessi siamo stati, l'ufficio politica sociale, noi stessi siamo stati raggiunti da queste richieste di chiarimenti e abbiamo cercato di allocare tutti quanti quelli che avevano un lotto in corso in lavorazione nel lotto libero per, come lei diceva giustamente, lasciare la possibilità agli anziani di poter vivere questo elemento, diciamo, di serenità e di svago, oltre che di fatto anche di produzione, insomma, di discrete quantità di prodotti alimentari. E quindi crediamo di aver sistemato tutto sommato tutti quelli che ne avevano necessità sui lotti liberi e abbiamo trovato un equilibrio. È chiaro che però va immaginata una riassegnazione, perché ripeto, i tempi sono scaduti ormai della concessione di tutti i lotti, e l'ufficio ha avviato anche una ricognizione per trovare, atteso che ci sono, ripeto, nuove richieste, anche altri terreni per poter fare, per poter assegnare altre disponibilità. È in corso questa verifica, sono stati valutati alcuni terreni, già fatte le proposte, e la Giunta ha preso in considerazione già alcune di queste, ma ancora non abbiamo definito quali possono essere incrementati e implementati. E una volta che avremo definito i nuovi lotti disponibili, andrà fatto un nuovo bando per la riassegnazione definitiva, perché, come ho detto, anche quelli che attualmente lo coltivano, ormai nel loro caso i tempi, diciamo, di assegnazione sono ampiamente scaduti. Naturalmente nel nuovo bando, questo, vabbè, lo deciderà con il regolamento il Consiglio Comunale,
credo sia giusto e corretto dare una priorità a chi già lo coltiva da tempo e ha mantenuto pulito e funzionale l'orto stesso. Allora Sindaco, io sì, condivido appieno l'ultima sua affermazione, cioè quello di dare, se è il caso ovviamente, priorità a chi già ha mostrato di avere interesse a coltivare l'orto e con lo stesso ha passato e sta passando gli anni della sua vita anziana. Però le devo dire, e prendo atto di tutto quello che ha detto, ma le devo dire che non tutto corrisponde a quanto ha detto. Evidentemente a qualcuno è stato tolto l'orto in modo frettoloso, così come ha detto lei prima, ma non è stato fatto capire assolutamente che si potesse spostare in quella zona laddove fino a maggio del 2021 addirittura c'era, diciamo, libertà di orti. Quindi io la invito in modo generale e in modo ufficiale a prendere atto di chi potrà recarsi da lei per poter rappresentare il suo caso e dire: io avevo l'orto ma in questo momento mi è stato tolto, avevo addirittura comprato sementi, addirittura avevo comprato queste altre cose, ma addirittura mi è stato tolto, non perché vogliamo sfidare quella che è stata la sua risposta, ma perché vogliamo collaborare con questi cittadini affinché possano ritrovare ciò che ho detto prima. Quindi la prego, la invito, se verrà qualcuno di questi anziani a cui era stato assegnato l'orto, già assegnatario, quindi con possibile diritto di priorità per la prossima volta, lo ascolti e cerchi nei limiti del possibile di accontentarlo. Proprio glielo chiedo ufficialmente, senza alcuna vergogna. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Secondo punto all'ordine del giorno, interrogazione e interpellanza del consigliere Agostino Abbate al sindaco sulla delibera di giunta comunale numero 272 del 5/10/2021. Prego, consigliere. Allora, nel momento in cui come capogruppo mi venne comunicata questa delibera di giunta comunale e lessi, mi sembrò che nella stessa ci potesse essere qualcosa di strano, cioè nel senso che il comune aveva commesso un atto illegittimo, tant'è che doveva rispondere poi di un'ordinanza di rimozione. Quindi feci una richiesta della documentazione, l'ingegnere Sica mi mandò immediatamente la comunicazione e dalla stessa, però ho capito dopo, che si tratta addirittura di un intervento realizzato nell'anno 2000. Quindi se si tratta di un intervento realizzato nell'anno 2000, la mia interrogazione, che era finalizzata a sapere quali erano i fatti e le motivazioni che avevano dato origine al provvedimento del Parco Nazionale del Cilento di rimozione entro pochi giorni dei lavori eseguiti abusivamente, oggi non è che non ho più interesse, ma onestamente me lo dica lei perché nel 2000 sommariamente venne realizzata quest'opera, visto che ci sta pure il tecnico vicino, nel 2000 venne realizzata quest'opera, quale fu l'abuso commesso e se state, non so, avete operato, avete dato incarico all'avvocato, ritenete che sia impugnabile il provvedimento del Parco Nazionale del Cilento. Nello stesso tempo invito la maggioranza, l'amministrazione, a non ricadere assolutamente più in quelli che potrebbero essere dei lavori, diciamo, illegittimi, anche se ritengo che molto probabilmente gli stessi oggi siano in una fase quasi di sanatoria. Però attendo una sua risposta. Io ho chiesto proprio la presenza dell'ingegnere Sica qui da me perché si tratta di fatti e accadimenti ampiamente prima, insomma, del nostro mandato amministrativo, quindi in termini di memoria storica e di situazioni può darci maggiori chiarimenti proprio l'ingegnere Sica, che sta qua. Io lo ringrazio per essere presente. Ingegnere. Buongiorno a tutti. Allora, questa storia nasce nel 2000 addirittura, perché c'è una cooperativa agricola in zona Moio, diciamo con i famosi PSR di una volta, ebbe un contributo per fare una strada che portava ai vari fondi delle aziende agricole. Questa cooperativa, ottenuto il finanziamento, disse al comune: ok, questo finanziamento, quindi con questo progetto, se me lo realizzate voi, e il comune quindi intervenne per poter realizzare questi lavori. Ora, la cooperativa aveva acquisito i pareri, di cui c'era anche il parere della sovrintendenza e del parco, perché il parco è stato istituito nel 95, d'accordo? E il parere fu chiesto circa nel 97, fu avuto il parere.
Ora il parco ha detto parere favorevole, la sovrintendenza invece messe una prescrizione, che il parco poi fece sua, di dire: voi la strada la potete sistemare, ma non la dovete asfaltare. D'accordo? Il tecnico dell'epoca, e diciamo, non ero io, era la buonanima dell'architetto Bilotti, insieme al direttore dei lavori, ritengono che il parco quindi aveva commesso un abuso nei confronti del comune. Perché? Perché quando se una prescrizione viene messa, la prescrizione, se invicia in toto il progetto, lo deve bocciare. Le prescrizioni non possono, perché? Perché un progetto in cui c'era previsto all'epoca 200 milioni di asfalto, se tu mi levi l'asfalto, il progetto è irrealizzabile, non si poteva fare più, perché la strada, il sentiero c'era, ma se non veniva asfaltato la strada non funzionava. E allora, con un verbale scritto, ritennero che il parere era acquisito al di là della prescrizione, in quanto la prescrizione non poteva stravolgere il progetto, lo dovevano bocciare. In questa zona fecero i lavori e asfaltarono la strada e completarono. Ora, sono passati circa 20 anni e nessuno ha detto niente. Dopodiché un giorno si presenta la forestale insieme al parco, evidentemente chiamati da qualcheduno per liti vari che possono nascere, e quindi il parco, diciamo, ci comunica a noi: ci guardate, voi dovete togliere tutto l'asfalto. E chiaramente noi abbiamo detto: l'asfalto non lo togliamo, abbiamo fatto opposizione e abbiamo nominato anche un avvocato e pensiamo di avere pure ragione. Perché? Perché io personalmente condivido il fatto che le prescrizioni devono essere prescrizioni tali di piccola entità, altrimenti tu mi devi dire: amico, rifai il progetto, per adesso te lo boccio, te lo sospendo. Prima cosa. Poi un'azione così tardiva dopo 20 anni mette a rischio tutta una popolazione che ci abita. Quindi il comune, dietro la mia proposta, ha dato l'incarico all'avvocato D'Angiolillo di Ascea, diciamo che ha scelto la giunta, un avvocato preparato, e abbiamo impugnato, dopo aver andato col sindaco e discusso col presidente del parco, con il direttore, il quale non ha voluto sentire nessuna ragione, allora ci siamo detto: ok, vogliate la guerra, facciamo la guerra. Chiaramente non potevamo adempiere a un'ordinanza e togliere la strada ai cittadini di Acropoli, questo è tutto. Va bene, grazie, ne prendo atto, grazie, grazie. Grazie a voi. Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione bilancio consolidato anno 2020, relazione all'assessore Mutalipassi. Buongiorno a tutti, grazie Presidente, buongiorno Sindaco, consiglieri, cittadini presenti in aula e che ci seguono dalla TV. L'argomento che andiamo a trattare rappresenta il bilancio consolidato del gruppo amministrazione locale, ossia di tutte le operazioni di consolidamento effettuate tra il bilancio dell'ente e il bilancio delle proprie società partecipate. È un adempimento che è nato la prima volta nel 2017, quindi questo è il quinto anno che si approva il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Acropoli. In che cosa consiste il bilancio consolidato? Il bilancio consolidato ha la funzione di trasformare i dati dei bilanci dei singoli enti in dati di bilancio di gruppo, ossia come se fosse una rappresentazione unitaria all'esterno dei dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo amministrazione pubblica. Quindi, come dicevo prima, i dati di bilancio messi assieme dell'ente che è da capogruppo, assieme a tutti quelli che sono le società partecipate, in modo che si possa rappresentare appunto all'esterno un'unica unità di bilancio e che rappresenti, che raggruppi i dati di bilancio di tutti questi enti. La prima operazione da fare per la costruzione del bilancio consolidato è quello di individuare quali delle società partecipate dell'ente devono essere individuate in questo gruppo, quindi si chiama la prima operazione quella dell'individuazione del gruppo amministrazione pubblica, perché la norma prevede che possono essere estraneate dall'operazione di consolidamento le società
o gli enti partecipati dall'ente, nella quale l'ente ha una partecipazione inferiore all'1%, quindi una prima scrematura viene fatta con l'individuazione di questi enti che ha, nei quali l'ente ha una partecipazione inferiore all'1%, e sono stati individuati nel Cilento Regeneration SRL e nell'ente idrico campano. Una seconda scrematura viene fatta dal rapporto dei valori di bilancio degli enti partecipati rapportati con quelli dei valori di bilancio dell'ente comune di Agropoli, e ossia si prende come riferimento il valore del patrimonio attivo del comune, il valore del patrimonio netto del bilancio del comune e il valore dei ricavi del bilancio del comune, e si rapportano al 3% di questo valore, cioè se i corrispondenti bilanci delle società partecipate arrivano almeno al 3% di questo valore, si possono prendere in considerazione queste società partecipate. Dopo aver fatto questa operazione, quindi, sono state ritenute rilevanti con la delibera di giunta del 5 ottobre 2021, sono stati individuati quali sono gli enti soggetti all'operazione di consolidamento, e che sono stati individuati appunto nell'azienda speciale Agropoli Centro Servizi, nell'azienda speciale Acquedotti del Colore Lucano, nell'EDA, ente d'ambito rifiuti di Salerno, nell'ente idrico Campano, nell'ASIS Salernitana degli Impianti e nel CST Sistemi Sud. Dopo aver individuato gli enti per i quali c'è l'obbligo di consolidamento dei dati contabili, l'amministrazione con la delibera di giunta del 5 novembre 2021 appunto ha elaborato il bilancio consolidato. In che cosa consiste? Come abbiamo detto, il bilancio consolidato deve rappresentare verso l'esterno i dati unitari messi assieme di tutti, diciamo messi assieme di quelli del comune e di tutti i propri enti partecipati. Però bisogna fare un'operazione di eliminazione di quelle che sono le operazioni cosiddette infragruppo, perché nel bilancio consolidato si deve rappresentare solo quello che è verso l'esterno. Ad esempio, perché se il comune di Agropoli ha un credito nei confronti della propria azienda partecipata, queste operazioni si eliminano, perché bisogna estrapolare soltanto quelli che sono i debiti e i crediti nei confronti dell'esterno. Una volta io ho fatto queste operazioni, possiamo dire che nel complesso, rispetto alla situazione patrimoniale del 2019, non ci sono grandi variazioni, perché abbiamo un totale dell'attivo di 102.160.000 euro al 31 dicembre 2020 rispetto a un totale dell'attivo di 104.620.000 dell'anno 2019, e un patrimonio netto complessivo di 41.130.381 dell'anno 2020 rispetto a 40.360.000 dell'anno 2019. Quindi posso dire che in effetti nel complesso non ci sono state grosse variazioni rispetto a quello dell'anno precedente. Una volta poi messi assieme il bilancio con la relazione del Collegio dei Revisori, quindi il conto economico consolidato, il conto patrimoniale consolidato, appunto si forma questo bilancio consolidato che oggi viene presentato per la vostra approvazione e che poi dovrà essere trasmesso al BIDAP per gli opportuni adempimenti conseguenziali. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Grazie Assessore, ci sono interventi. Prego Consigliere Bottiglia. Io questi per me sono sempre libri dei sogni, perché non sono mai attendibili. A parte che lei, Assessore, non è che ho capito più di te, però probabilmente lei è più intelligente di me, quindi lei si spiega in modo intelligente, sono io che ho questa carenza. Io vedo tutti questi carrozzoni, azienda Agropoli Servizi, ASIS, CST. Allora, questi enti sono consolidati, il sindaco mi guarda. Eh no, ma fa piacere quando mi guarda. Tutti questi enti qua si sono consolidati, perché la gente vuole capire, perché si è capito poco,
con l'ente comunale, cioè il comune, la CST, l'Agropoli Servizi, l'ente idrico campano, tutte queste qui sono, vanno a braccetto col comune e ogni anno poi si tirano le somme rapporto con gli enti, perché la gente vuole capire che dicono, che è il senso pratico di trasmettere. Allora, ovviamente c'è anche l'aspetto dei revisori e quindi è tutto bello, tutto buono, i numeri sono qua. Io di questi numeri non considero nulla. Io invece vedo un altro aspetto, l'aspetto pratico è di ciò che tutti questi carrozzoni, che per me è solo un dispendio di denaro e niente più, perché i dipendenti della Cilento Servizi ancora mi chiamano, stanno da 12 anni a 500 euro al mese. A CST Sistemi Sud dà un supporto informatico e tutto su supporto non lo vedo. Vedo, ma forse qualche sistemazione per amici, ma a me, io non sono contro i posti di lavoro, eh. Io sono a favore dei posti di lavoro. Sono contro quando li tenete a fame, a 500 euro per anni e ve li trascinate. Poi fate pure, fanno pure un bilancio consolidato, va tutto bene. Qua, queste aziende qua sono solo posti di lavoro, sistema clientele. Questi carrozzoni qua hanno danneggiato il comune, dove il comune non dà i servizi necessari alla città come viabilità, scuole, perché le scuole sono abbandonate. E poi ne parliamo, sindaco, perché mo faccio un fuori onda. Chiuda le scuole, perché ci stanno più di 100 casi di Covid a Agropoli. Quindi prenda provvedimento urgente, perché non so quelle cose che scrivete qua, che non si capisce, i numerini che mettete, perché poi alla fine vi trovate chi i numeri tra di voi, no? Poi c'è pure chi alza la manina e si votano. Questi sono carrozzoni che fanno clientele, e ve l'ho detto già, è assunzioni per gli amici, però gli amici sono tutti uguali, non chi piglia uno stipendio di 1.600, 2.000 euro e chi qua dentro prende 500 euro, però a 10 anni, 12 anni, perché non sta sotto qua, ammazza sotto il padrone, non sta. Questa è la mia rabbia che ho, quindi ve ne avete uno che sente, no? Che bello, il bilancio consolidato, va tutto bene, no, va tutto male, perché se non riusciamo a tenere un mammografo ad Agropoli e dai un povero consigliere di opposizione a informarsi e non riusciamo a fare le cose più elementari, una strada di Trentova che il fango sta coprendo tutta la carreggiata e non riusciamo a ripararla perché mi metti i soldi in dei carrozzoni, non ci sono 20.000 euro, poi ve ne venite consolidati, i soldi passano al comune, Agropoli Servizi, dal comune passano agli enti, i carrozzoni che create voi. È normale che vincete le elezioni ogni 5 anni, chi non le vincerebbe le elezioni così? Che se sono carrozzoni politici? Ma dove vogliamo andare? Ma il paese è impoverito, la città è impoverita, ma noi guardate le spiagge, ma le strade le vedo solo io, piene di buche, ve ne venite chi gli varchi? Ora fatti il casetto, almeno quello, ma fatti il casetto, insomma. Facciamo il regalino di Natale. È logico che esce un buono un bilancio consolidato, e come non esce buono, quello a mettere i numeri qua. Questo è, io voglio far capire tutti questi carrozzoni che voi elencate, ve ne venite pure con la bocca piena, bilancio tra gli enti, tra le partecipate e il comune. È il comune che caccia soldi e sono le tasse dei cittadini per mantenere questi circhi equestri che voi tenete. E così avete fatto anche con l'ospedale. Assunzioni tutti i giorni e non funzionano pronto soccorso. Cioè, voi a livello pratico siete bravi solo a stare seduti e mettere numeri sulle carte. Dovete funzionare a livello pratico, perché la città è carente di servizi, perché i soldi li buttate nei carrozzoni, lavan, i carrozzoni vanno rivisti, ma non i numeri che mettete voi. Queste sono fesserie, capito? Perché io metto i numeri e tutto va... No! Bisogna ridimensionare i carrozzoni e dare servizi alla città. Alla città, va bene, questo è, io ho fatto un intervento solo pulito, perché questi qua a me sono sicure che guardano, non ci sono manchi i revisori, vedi? Posso fare anche una domanda a loro. Di voi lascio il tempo che trovo, va bene così. Grazie consigliere, ci sono altri interventi, passiamo al voto. Chi è favorevole alla proposta? Chi si astiene? Chi è contrario? Abate Botticchio. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Astenuti nessuno, contrari, abate Botticchio. Il Consiglio approva. Quarto punto all'ordine del giorno, delega
ai sensi dell'articolo 14 del DPR 380/2001 relativa all'istanza di permesso a costruire del 20/09/2021 per il cambio di destinazione d'uso, struttura turistica ricettiva denominata La Colombaia. Relaziona il sindaco. Prego, sindaco. Sì, in data 20 settembre 2021 il signor Luigi Botti presentava al SUAP di Agropoli l'istanza di permesso a costruire per cambio di destinazione uso della struttura, come dicevate bene, La Colombaia, che è la struttura, diciamo, edilizia extra turistica ricettiva, quindi extra alberghiera, diventava, la richiesta diventava alberghiera e quindi albergo. Atteso che le strutture alberghiere in genere offrono un servizio importante alla città e, diciamo, caratteristica, la loro caratteristica è proprio l'interesse pubblico, il Consiglio Comunale può votare questo cambio di destinazione ed è stato calcolato anche, in seguito alla proposta del parere richiedente, ha calcolato anche l'importo da corrispondere al Comune a titolo di monetizzazione degli standard corrispondente a 13.967 euro, il cui costo metro quadro è stabilito con la delibera di giugno 17 del 4/2/2021. E quindi, in virtù di questa della richiesta che legittimamente è stata posta e dell'interesse pubblico che riveste strutture di questa tipologia, si chiede al Consiglio Comunale il voto per il cambio della destinazione urbanistica. Grazie, signor sindaco. Ci sono interventi in merito. Prego, consigliere Abbate. Allora, innanzitutto il primo intervento riguarda proprio la documentazione. Cioè, io ho ricevuto una proposta di delibera, questa la numero 4, senza alcun altro documento, nonostante ne avessi fatto regolare richiesta. Quindi chiedo a chi dovrà rispondermi, non lo so se è segretario, se è il Presidente del Consiglio, perché non mi è stata trasmessa, nonostante io avessi fatto particolare ed esplicita richiesta, prima il 6 dicembre, dicendo mandatemi tutta la documentazione per le 9.30 di domani mattina, perché i 4 giorni prima erano praticamente le 9.30 del 7 dicembre, e che mi sono stati trasmessi puntualmente tutti, tranne questo, cioè questo argomento, il numero 4, io non ho ricevuto, tranne un foglio e mezzo, la proposta, dove non si parla né di foglio catastale né di attuale praticamente destinazione, non si parla di niente, si dice si propone la variante. Vorrei sapere però innanzitutto perché non mi è stata trasmessa la documentazione che poi giorno 7 ho richiesto in modo esplicito, dicendo guardate, quando si fa una concessione in deroga voglio come meno praticamente una copia della relazione tecnica, nonché una copia della relazione istruttoria, nonché praticamente lo stato attuale urbanistico del fabbricato. Presidente, mi risponde lei? Io le posso soltanto affermare che con la sua nota io ho trasferito all'ufficio segreteria la richiesta che lei ha avanzato e la segreteria mi ha detto che provvedeva per quello che era nella documentazione a disposizione. Allora, rivolgiamo la domanda al segretario. Segretario, perché non mi è stata trasmessa la documentazione? Ingegnere, io di questo che lei mi chiede non ne sono a conoscenza, perché tra l'altro lei mi ha chiamato e mi ha chiesto altri documenti, però diciamo di questo io non ne avevo contezza. Avevo fatto la richiesta ufficiale in modo scritto, perciò non le ho chiesto in modo... Presumevo che tutto il resto fosse stato consegnato così come lei aveva richiesto. Quindi diciamo su questa domanda purtroppo io posso rispondere solo questo, nel senso che quando lei mi ha chiamato e mi ha chiesto dei documenti io glielo ho fatti pervenire e le ho dato spiegazioni. Su questo onestamente io lo sto apprendendo ora, quindi... Cioè, questo le posso rispondere. Quindi io in assenza di documentazione dovrei agire a senso, cioè dovrei agire praticamente secondo le parole dette adesso dal sindaco, che per me hanno un significato solo e soltanto politico, ma non hanno un significato anche un poco tecnico amministrativo. Invece la pratica avrebbe richiesto un significato soprattutto tecnico-amministrativo. Io mi ero preparato anche un intervento per quanto riguardava la richiesta di documenti non trasmessi, perché credevo che come al solito mi si rispondesse tu non hai diritto a che i documenti ti vengano trasmessi, ma hai diritto di venire 4 giorni prima sul comune con la borsa a pigliarti tutti i documenti. Non avendo questa ricevuto questa risposta,
diciamo così, categorica, mi ritengo di non fare quell'intervento sul fatto che i documenti a noi spettano mediante via PEC, così come abbiamo convenuto, perché poi dovremmo risalire al Consiglio Comunale di febbraio 2021, laddove stabilimmo proprio questo, e laddove stabilimmo che avremmo modificato il regolamento. Puntualmente io, 6 giorni dopo il Consiglio di febbraio, presentai una proposta di regolamento. Quella proposta di regolamento dorme negli archivi comunali. Allora ritorniamo all'argomento. Per quanto riguarda l'argomento, io non so se in aula ci è presente qualcuno che è interessato alla richiesta. C'è? Qualcuno che è interessato alla richiesta? Ah, c'è Luigi. Allora, Luigi, io leggo qua dentro, sindaco, io leggo qua dentro, chiedo scusa, ho detto Luigi, volevo dire sindaco, io leggo qua dentro una trasformazione d'uso di un fabbricato per civile abitazione in struttura turistico-ricettiva albergo. Quindi, quello che riesco a leggere, non leggo nemmeno, come ho detto, foglie e particelle, leggo soltanto che un fabbricato per civile abitazione oggi viene richiesta la trasformazione praticamente in albergo. A mio modo di vedere, questo signore è un danneggiato 7 volte, non un danneggiato una volta, è stato danneggiato 7 volte. È stato danneggiato praticamente quanto ha dato e ha incominciato a costruire qualcosa che potesse sviluppare il turismo ad Acropoli, una vecchia struttura che io ricordo da anni. È stato danneggiato quando è stato dato in carico al PUC, laddove nel fare il PUC nessuno, e dico nessuno, ha preso atto che quella era un'unica forse struttura alberghiera che esistesse nella zona. Oggi sto cristiano deve pure soccombere la richiesta di trasformazione da abitazione a turistica ricettiva, quasi quasi come se questo consiglio, come se noi in questo momento facessimo praticamente l'elemosina di dargli la modifica di destinazione d'uso. Sindaco, sono e soltanto colpe di questa amministrazione, perché il PUC era stato fatto male e continuerà a funzionare male. Questo l'avevo detto e lo continuerò a dire. Ovviamente voi avete colpe relative, perché è chiaro che avete dato incarichi, vi siete fidati di chi avete dato l'incarico, vi siete fidati del tecnico istruttore che ha istruito la pratica. Queste sono cose che in territorio comunale di Acropoli non si devono verificare. Ma è mai possibile che una struttura ricettiva che tutti conoscono adesso deve pagare addirittura lo scotto delle elemosine che il Consiglio gli fa? Se poi non fosse stata regolare, ma ne dubito, non fosse stata regolare, perché già da tempo semmai non è regolare, allora su questo sarebbe proprio un altro aspetto e quindi non saremmo in questo aspetto. Quindi io sono contrario alle deleghe, solo in questo caso voto a favore, perché io sono contrario alle deleghe. Ma perché sono contrario alle deleghe? Perché non è il caso di quelli che mi sono capitati a me di andare in deroga, perché sono conformi alle destinazioni che avrebbe dovuto detenere il PUC se l'è dato bene. Quindi esprimo parere favorevole solo per non venire di gravare ancora ulteriormente praticamente sulle spalle di un Cristo che già ha subito parecchio. Grazie ingegnere. Prego consigliere Botticchio. Io c'ero quando abbiamo votato il PUC. Poi quella cassettina lì l'abbiamo, il CD, guardato, e parecchie, chi è entrato in una situazione e chi no. Quindi io sono favorevole al signor Luigi, perché lo ritengo anche una vittima sempre del vostro mal governo, mala gestione, perché amici sono amici e quelli restano fuori. Perché io poi ho guardato qualcuno che in certe zone chi sì e chi no, chi sì e chi no. Sai, persone che vi toccano da vicino invece sì, sono cose brutte, quindi massima solidarietà al signor Luigi, dove io voto favorevole, perché io sono per la crescita di Acropoli, per l'emancipazione, quindi lei farà un albergo con il mio enorme piacere, quindi sono favorevole. Alle porcherie che fanno loro sono sempre contraria, perché qualcuno le sono entrate nel PUC, capito? E lei evidentemente dovrà pagare effettivamente 2 volte. Quindi, come al solito, ci troviamo sempre
nelle problematiche, però noi votiamo a favore quando le cose sono per il bene dei cittadini, sempre a favore, va bene? Il mio voto è favorevole. Grazie consigliere, prego. Giusto un chiarimento tecnico da parte dell'ingegnere Sì, che poi mi riservo un'osservazione finale. Accende. Volevo giusto precisare che, in poche parole, come è scritto nella delibera che è fabbricata in civile abitazione, il sindaco aveva detto prima che è un'attività extra-alberghiera. Le attività extra-alberghiere sono civile abitazione, quindi di fatto è un extra-alberghiera riconosciuto che ci fa il B&B, ci fa pure la prima colazione, ci fa da mangiare, ci fa quelle cose previste nell'attività extra-alberghiere. Il signor Luigi Botti vuol fare il salto di qualità, cioè vuol far diventare albergo. Quindi una prima cosa vorrei chiedere, che c'entra se non c'era l'albergo, si doveva riconoscere l'albergo? L'albergo viene riconosciuto dopo, però non è una civile abitazione normale, è una civile abitazione già extra-alberghiera. Il Consiglio Comunale non fa altro che riconoscere il cambio di destinazione d'uso che ha chiesto e gli è stato, pare che il Consiglio lo vuole concedere. Però non è che lui operava abusivamente in quanto era civile abitazione, l'extra-alberghiera è civile abitazione. Quindi vuol fare un salto di qualità che ci dà, nel fine dell'interesse pubblico, il comune ne trae vantaggio perché ha un albergo e lui chiaramente si metterà sulle varie ricerche dei tour operator come albergo, facendo anche delle migliorie rispetto alla situazione attuale. Che c'entra il PUC? Il PUC è qualcosa che ha riconosciuto quello che c'era. Ma non poteva riconoscere un albergo quando non c'era, questo è tutto. Questo è. Prego, ingegnere Sica, apprendo per la prima volta che nella redazione del PUC, nel momento in cui si ispeziona il territorio e ci si rende conto che effettivamente ci sta una struttura ricettiva extra alberghiera, come ha detto lei, ma operante da anni, addirittura che se va a leggere in quelle che sono, diciamo, le innovazioni di Google Earth, legge sempre che lì c'è stato scritto albergo, io come dato di fatto del territorio avrei segnalato assolutamente che quella era una struttura ricettiva extra alberghiera in condizioni di ospitare una destinazione di zona alberghiera. Io avrei fatto così. Non c'è un criterio per dire mettiamo albergo chiunque, anche perché io avrei fatto così, anche perché lo stato di fatto va riprodotto nella realtà che esprime il territorio, non è la realtà di diritto che anche sta sulle carte. Dopodiché praticamente lui, se si trovava in facoltà di poter usare l'indice alberghiero, che era un indice notevolmente diverso, migliore, oggi avrebbe potuto consentire al nostro territorio un miglioramento di quella struttura. Allora scusate un attimo. Nulla impediva al signor Luigi di presentare un ampliamento in quanto la legge lo consente, essendo la struttura di presentare anche un ampliamento si poteva fare. Vabbè, ma una cosa non l'ha fatta, ha voluto fare il cambio di destinazione. Però individuare una zona alberghiera, ingegneri, quando l'albergo non c'è, non si può fare per un motivo semplice, perché le zone alberghiere vanno fatte con piani. Quindi dove c'è ci vuole il piano per fare una zona alberghiera. Assolutamente. Perché no. Le zone alberghiere prevedono l'incremento di strade, l'incremento di parcheggi. Quindi non si poteva fare, ingegnere. Assolutamente no, nello stato di fatto, quindi di conseguenza. Non si posso mettere. Allora, stato del PUC se c'è l'albergo, altrimenti non si può mettere una singola zona così su un fabbricato albergo. Non si può mettere. Perché per prevedere le zone alberghiere, come dice la legge 16, bisogna fare. Che cosa? Il piano. Come si fa il piano di lottizzazione per fare le case? Ci vuole il piano di lottizzazione per fare gli alberghi, altrimenti non si possono fare. Ingegnere, assolutamente no. L'ingegnere Abbate sta dicendo un'altra cosa, è l'individuazione della struttura ricettiva extra alberghiera. Se non ce n'è bisogno, una cosa, però l'individuazione di una struttura che era in piena attività doveva essere rilevata. Se la legge di regolamento non ce n'è bisogno. Perché oggi non dobbiamo fare l'esame praticamente sull'urbanistica, dobbiamo fare l'esame sulla proposta. La questione l'avete osservata voi, sono state rilevate, e quindi abbiamo soltanto chiarito che Luigi Botti, il Consiglio Comunale non fa nessuna elemosina a nessuno, è l'approccio brutto, diciamo quasi come se
Perché bisogna trasformare sempre le cose con questo aspetto negativo? Non lo so. Luigi Botti ha fatto la richiesta, Luigi Botti è amico di tutti, non è solo dell'amico del consigliere Botticchio, ma penso sia amico di tutti, ma non per fatto di amicizia siamo qui, perché è un cittadino che ha fatto una richiesta legittima, il consiglio può votare il capo di destinazione e senza problemi lo votiamo. Io non l'ho proprio incontrato a Luigi Botti, ha fatto la pratica all'ufficio, ne ha fatto richiesta, siamo qui in consiglio e la stiamo votando tranquillamente, quindi non c'è questo elemento elemosina oppure amico tuo e amico suo, è un cittadino che ha fatto richiesta al consiglio e il consiglio sta votando. Ma scusa, ma chi consigliere c'è? Botticchio, no, la prego. Amicizia. Consigliere. Basta termine amicizia. Consigliere. Si vota per amicizia. Consigliere, io non Botticchio. Lo conosco di vista, ma lo so. Lei l'ha detto, sono amico e lo voto. Lei l'ha detto lei, consigliere Botticchio. Amicizia, ma mica si vota per amicizia. Si vota per l'ha un detto momento. Lei, consigliere Botticchio, l'ha detto lei. Amicizia. Lei l'ha appena detto. Lei l'ha detto, no, lei vuole interpretare consigliere. Sempre le cose a modo suo. Consigliere. Quello è il problema. Sindaco, non condivido la sua osservazione sul mio lessico, gli facciamo l'elemosina. Non volevo intendere quello che invece forse malignamente ha inteso lei. Io voglio intendere che era un dato di fatto che doveva risultare già dalle tavole del PUC, per cui il cambio di destinazione d'uso doveva essere già negli atti del PUC esistente come zona turistico-alberghiera. Indipendentemente da quello che poi può essere la mia preparazione sull'argomento, non voglio sottolineare più di tanto. Ritengo che effettivamente in questi casi di omissione da parte praticamente diciamo del PUC è grave, per me è grave, perché io avevo, vabbè, è inutile che voglio ritornare, comunque quello che ho affermato è tutto quello che io sento di dire in merito a questa richiesta di deroga al permesso di costruire articolo 14. Dovevano essere ben diversi i casi che avremmo dovuto esaminare ai sensi dell'articolo 14. Questo era un caso risolto ab origine, doveva essere risolto ab origine del PUC. Grazie consigliere, se non ci sono altri interventi passiamo al voto. Chi è favorevole alla proposta? Unanime. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Unanime, il Consiglio approva. Quinto punto all'ordine del giorno, variazione di bilancio di previsione armonizzato 2021-2023 adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione 323 del 26/11/2021. Prego, Assessore Mutaliparsi. Allora, questa è una variazione d'urgenza di bilancio adottata in data 26 novembre 2021 dalla Giunta. Come poi avremo modo di vedere, è stata necessaria fare questa, l'urgenza è stata giustificata dal fatto che poi sono state reperite in bilancio le risorse necessarie affinché si potessero presentare la maggior parte delle proposte che poi seguiranno di riconoscimento di debiti fuori bilancio. In effetti occorreva, in seguito a una richiesta dell'ufficio contenzioso, occorreva impinguare le somme messe a disposizione dei capitoli del contenzioso, e ciò è stato fatto mediante applicazione dell'avanzo vincolo di amministrazione con l'utilizzo di una quota dell'accantonata al fondo contenzioso per l'importo di euro 336.000 circa, e in più la variazione consistita anche nel inserire in bilancio a seguito della riattivazione del cinematografo presso il Teatro Edoardo De Filippo della somma di euro 15.000 in entrate e uscite per l'anno 2021 e di 45.000 per l'anno 2022, così come da nota del responsabile dell'ufficio turismo. E pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Prego, consigliere Abate. Allora, nella delibera di giunta comunale 323, così come testé riferito dall'assessore, si dà atto che il responsabile del servizio contenzioso ha richiesto un finanziamento di 436.000 euro da mettere in bilancio per debiti fuori bilancio, e il sindaco ha chiesto 15.000 euro per il 2021, sto parlando soltanto, per riattivare la sala cinematografica. Innanzitutto le chiedo, assessore, e al sindaco anche, perché queste somme
non erano state incluse nel bilancio che avevamo approvato il 19 settembre 2021, nel bilancio preventivo. Perché se si ricorda, con in sede di approvazione del consuntivo, una parte dell'avanzo era stato vincolato a una somma di circa 810.000 proprio per far fronte a quelle che erano le possibili passività, 850.000 mi correggono, sì, per far fronte a quelle che erano le possibili passività che l'ente doveva andare incontro, proprio perché c'erano vari contenziosi, c'erano varie richieste di onorari, di riconoscimenti di onorari da parte di legali che avevano difeso l'ente negli anni scorsi. L'ufficio contenzioso stava appunto finendo questa operazione di individuazione dei soggetti creditori dell'ente, di trattative, di accordi transattivi con gli stessi, e soltanto alla data del 25 novembre ha concluso queste operazioni e quindi ha potuto constatare la somma che era necessaria affinché si potessero predisporre gli atti amministrativi conseguenti per la definizione di queste controversie. Non sono d'accordo con lei, Assessore, perché negli argomenti che seguiranno, dove ci stanno i singoli riconoscimenti di debiti fuori bilancio, le posso già affermare con una certezza categorica che quello iscritto al punto 8 all'ordine del giorno era più che maturo come debito già al 30 giugno 2021. Difatti in questa data vi è la conferma dell'accettazione della somma di 8.594 euro, che è poi quella scritta in delibere, quindi risaliamo già al 30 giugno 2021. Giustamente, ma lei, come giustamente osservato, la richiesta dell'ufficio contenzioso per l'anno 2021 era di euro 436.000 circa, invece l'ente poi ha applicato 336.000, proprio perché ha tenuto conto di somme che erano già immesse in bilancio per quei capitoli, quindi alcune di queste cifre già c'erano, quindi la richiesta dell'ufficio è di 436.000, però l'avanzo applicato effettivamente poi è stato, cioè la somma effettivamente necessaria, una volta considerate le somme già preventivate nei vari capitoli, è stato sufficiente applicare l'avanzo soltanto per euro 336.000 circa. Nulla questio su questo, io questio su altro, chiedo altro, cioè dico perché, indipendentemente che l'avevate allocato nel fondo contenzioso, perché all'epoca del bilancio 19 settembre questo debito di cui al numero 8, poi ci sarebbe quello di cui al numero 10, quelli di cui al numero 12 e alcuni di quelli di cui al numero 15 e 16 all'ordine del giorno, maturati, accertati in data di molto anteriore al 19 settembre, non vennero riconosciuti e pagati. È un ritardo o colpevole o è un ritardo strategico per poter far sì che una certa somma venisse praticamente allocata in una certa destinazione e funzione e poi dopodiché portarla oggi in detrazione. Nessuno mette in dubbio che da 400 e dispari poi ne sono stati richiesti soltanto 300 e dispari, che documentava che una somma già c'era, ma io ritengo praticamente che secondo me è stato un lavoro non ben fatto, cioè questi debiti, l'8, il 10, il 12, alcuni di quelli andavano riconosciuti, a mio modo di vedere, quando abbiamo approvato il bilancio preventivo. Prima si faceva questo riconoscimento di debiti, si redigeva il bilancio, poi si pagava, oltretutto anche perché in realtà il pagamento poteva avvenire addirittura anche se fosse vero quello che dice lei, ci incomincerebbe ad essere ragionando una certa responsabilità allora del responsabile finanziario, perché il pagamento non deve essere ritardato assolutamente per i debiti fuori bilancio, poteva essere pagato pure ancora prima che il Consiglio ratificasse praticamente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Invece di metterle, di allocarle nel bilancio, glieli davate i soldini a questa gente, o no? Sì, consigliere, sono d'accordo con lei, però in effetti il bilancio noi l'abbiamo approvato solamente in data 19 settembre, quindi in quella data c'è stata la certezza, può darsi pure che il Consiglio non approvava il consuntivo e quindi non c'era poi disponibilità e possibilità di far fronte a questi, questi debiti. Queste sono le sue risposte, queste sono le mie osservazioni, non vogliamo passare la mattinata su questo, io ho dato la mia lettura, la mia interpretazione. Poi arriviamo alla lettura e all'interpretazione dei 15.000 euro
che il sindaco ha richiesto per mettere in funzione la sala cinematografica. Sindaco, come persona lei non è arrogante, però in questo caso ha usato un'arroganza più unica che rara nei confronti di questo consiglio. Cioè lei si è richiesto pure la somma praticamente per riattivare la sala cinematografica e poi va anche fuori praticamente a dire la giunta ha lavorato. Ma lei si ricorda del Consiglio Comunale del 23 febbraio 2021? Si ricorda di quando io e lei abbiamo discusso a lungo insieme a tutti gli altri consiglieri e assessori per la mia proposta di gestione del teatro che venne puntualmente bocciata dal Consiglio Comunale, cioè da voi consiglieri di maggioranza? Al punto successivo, al punto 9, discutemmo invece praticamente un atto di indirizzo che il Consiglio doveva dare sul Cineteatro Edoardo De Filippo su proposta del Sindaco, che era esattamente l'opposto di quello mio. Cioè io dicevo che a gestire doveva essere l'ente, ma previo un regolamento che questo Consiglio sovrano doveva approvare. Lei invece, d'accordo con la sua maggioranza, ha detto assolutamente no, ha chiamato pure in aiuto il segretario comunale per sull'interpretazione, assolutamente no, è la giunta che se ne deve interessare, però noi come giunta, ed è stato scritto nella delibera, facciamo un impegno, cioè ci studiamo l'argomento e poi lo porteremo al vaglio del Consiglio Comunale. Il vaglio del Consiglio Comunale non è servito più, perché in quest'Aula non è mai tornata più la problematica gestione del Cineteatro Edoardo De Filippo. Quindi, a mio modo di vedere, sempre a mio modo di vedere, lei ha usato una scortesia più unica che rara nei confronti di questo consesso. Chiaramente, siccome non so quanti, adesso ho perso il conto, 14 consiglieri sono della maggioranza, questa scortesia non è rivolta a loro, perché essendo della maggioranza, così come dite voi, vi fate le riunioni di maggioranza, concordate tutto, l'avete sempre detto in quest'Aula, loro sono stati accontentati. La scortesia l'avete usata nei confronti di noi consiglieri di minoranza, che siamo stati presi per i fondelli. Quindi è chiaro ed evidente che questo era il momento opportuno per poter ricordare a lei la sua gravissima omissione nei confronti di noi consiglieri comunali di minoranza. Prego, Sindaco. Io non so se lei era presente il giorno dell'approvazione del Consiglio Comunale dell'approvazione del bilancio di previsione. In quel Consiglio Comunale io chiesi, insieme naturalmente all'approvazione del Consiglio, posi all'attenzione del Consiglio una serie di punti all'ordine, nell'ambito di quella punta all'ordine del giorno, che chiamai a suo tempo e che poi allegai alla delibera come, diciamo, programma di fine mandato. Cioè ho voluto riassumere nell'approvazione del bilancio di previsione, che poi è anche il momento adatto per discutere la programmazione dell'anno, atteso che quello è il momento autorizzatorio in cui il Consiglio si determina per le azioni che aveva fatto durante l'anno, una serie di punti cui le ho posti in discussione. Uno di questi era proprio la questione del cineteatro, dove ho chiarito ampiamente ai consiglieri comunali tutti, non solo quelli di maggioranza, che l'idea dell'amministrazione era quella di una gestione diretta in questa prima fase e poi la creazione di una fondazione nel breve medio periodo. Quindi assolutamente non è vero che non abbiamo riparlato, ne abbiamo riparlato in quel Consiglio Comunale, può tranquillamente verificare sia dalle registrazioni che dagli atti allegati al Consiglio che ne abbiamo discusso ampiamente, quindi nessun approccio arrogante, ma siamo ritornati con l'argomento all'ordine del giorno, proprio nel punto in cui era giusto discuterne, cioè nel punto in cui si approva il bilancio di previsione. Quindi nessun approccio arrogante, il Consiglio Comunale era assolutamente disponibile e ha anche votato favorevolmente quel punto e anche il programma adesso allegato. Rimane soltanto quello che proporremo nel prossimo Consiglio Comunale, un regolamento di gestione del cineteatro che ho annunciato anche, che è in preparazione, che porteremo in Consiglio proprio per definire non solo la tipologia di gestione,
che, come vi ho detto, è diretta in questa prima fase e con fondazione la prossima, ma entreremo proprio nel dettaglio, e quindi il Consiglio lo farà, anche nella tipologia di assegnazione di contributi, barra disponibilità del cineteatro, chi dovrà pagare, quando dovrà pagare, quindi tutti questi dettagli che abbiamo, diciamo, che la Giunta ha fatto per il periodo di Natale, per renderla, come dire, definitiva, ecco, sarà portato in Consiglio proprio un regolamento ad hoc per discutere singolarmente come sarà utilizzato e potrà essere utilizzato il cineteatro. Quindi ancora una volta, non solo già portato in Consiglio e discusso e votato la tipologia di gestione, ma anche la gestione come verrà completata e eseguita da parte degli uffici sarà portata in Consiglio Comunale. Quindi non arroganza, ma tutt'altro. Grazie. Prego, consigliere. Posso, Presidente? Prego. Non mi risulta che quando si parla di bilancio e si parla quindi di programmazione gestionale territoriale, io possa avere il diritto praticamente di non votare il bilancio chiedendo al Presidente la parola di farmi discutere che uno di quegli aspetti, cioè la gestione del cineteatro, dovrebbe essere messa ai voti in quella seduta. Penso che non sia né pensabile né immaginabile né mai praticamente verificabile. Quindi che lei, pur parlé, non so il francese, non l'ho mai saputo in vita mia, penso che si possa dire, venga qua a dire, tanto per parlare, io intendo gestire, è sempre lei, sindaco e giunta, che sta parlando in questo momento a noi consiglieri comunali. Lei aveva l'obbligo di portare in consiglio comunale ordine del giorno, discussione sullo studio della giunta, gestione cineteatro, provvedimenti, va, questo era l'obbligo che io le ho chiesto. Solo a questo punto io avrei potuto partecipare alla discussione e cercare di contrastare quelle che potevano essere proposte che la Giunta faceva al Consiglio, positive o negative, non in quello che ha detto lei. Mi dispiace, Sindaco, è inutile insistere, è andata così, non doveva andare così. Il regolamento di cui ha parlato adesso lei era proprio quello che io avevo chiesto nella delibera numero 8 del 2021, era quello che io avevo chiesto, approviamo un regolamento, dopodiché se ne interesserà la Giunta dall'esecuzione del cineteatro. Era normalissimo. D'altronde, Sindaco, quello che ho chiesto io è stato fatto in tutte le città in cui esiste un cineteatro a gestione comunale. Prego, consigliere Botticchio. Allora, parlando dei debiti fuori bilancio da riconoscere, io vedo debiti di 10 anni, 11 anni, cioè a 7 mesi dall'elezione arriva questa bella sfardella da pagare. Quindi io ripeto, la città è in continuo abbandono, però ovviamente arrivano i creditori e bisogna pagare. E come mai non si è badati prima a risolvere questa situazione? Quindi la gestione, al di là del cineteatro che là, insomma, avete fatto proprio pena, però qua riconoscere questi debiti fuori bilancio di 10-12 anni, scusate, ma prima perché non le, cioè, ma anche i creditori non sono venuti prima che volevano essere pagati, come fai a, scusa, se lei gestisce la famiglia, no, che fa, si compra prima il vestito o il piatto a tavola? Io penso che pensa prima di mettere il cibo a tavola. Io come ente penso di pagare prima chi ha un credito nei nostri confronti e poi penso a fare altre cose. Quindi voi come gestione siete fallimentari, ma si vede da questi debiti fuori bilancio. Ovviamente a 5 mesi prima che si vota è giusto che certe operazioni vengano fatte. Poi per il cineteatro, ovviamente prima ha creato un contenzioso con il precedente gestore, dice qua siamo pagati, non siamo pagati, non lo so, ho visto che c'era, sembra a vostro dire, un contenzioso, poi lo gestiamo noi, come dice il collega Abate, però poi non è che è stato fatto un progetto, cioè voi fate tutto il contrario, capito? Cioè uno la mattina si mette, penso, prima l'intima e poi si mette i pantaloni, invece voi fate tutto il contrario, mettete prima i pantaloni e poi l'intima. Quindi bisognava effettivamente fare una riunione e discutere, comunque è un'opera che la paga, il mutuo lo pagano i cittadini, voi le opere ve le sentite vostre, a me fa piacere che vi ci mettete dentro, vi ci catapultate perché ve le sentite, ma non sono vostre, sono della città di Agropoli e quindi dobbiamo avere rispetto di chi paga le tasse, di chi paga queste opere. Il castello lo paga la città di Agropoli, il cineteatro lo paga la città di Agropoli, voi siete dei semplici gestori.
votati per gestire momentaneamente, transitoria, la vostra opera. Non è per sempre, perché nulla è per sempre. Quindi il cineteatro la seguiremo bene questa vicenda, perché andava veramente, come dice il collega, andava progettato. Cioè, un assessore al turismo non c'è, c'è solo l'associazione. Basta che voi create associazioni dall'associazionismo, quello vi piace. Tra me, a me piglia tutta l'associazione, ma io un giorno mi metto sopra, devo vedere tutte le associazioni, perché noi volevamo un assessore al turismo, ma veramente che gestisse bene, una persona, una figura, non c'è niente, i consiglieri, gli assessori, quelli che possono lavorare, che è minima, è una forza minima per una città di 30.000 abitanti, ma sai che forza lavoro di mente, di cervello, per portare avanti questa città? È normale che mo è carente, i servizi non ci sono, i debiti, si pagano debiti di 10-12 anni fa, si portano a 5 mesi prima delle elezioni, e che se ha gestione? Ma io devo fare politica, perché poi devo stare attenta, perché se poi vengo votata, la vota è presa. Ma io ho il mio lavoro, ma che mi interessa a me? Mi faccio i 5 anni e me ne vado a casa. Ma se si parte con altri criteri, perché qua sono altri criteri, perché assessore non ce lo meritiamo, né al turismo né al commercio. Un centro finito, distrutti, varchi, solo i varchi e multe. I debiti a go-go. È un cineteatro gestito alla volemos e bene. Lui parla francese, invece dica alla volemos e bene. Ma boh, grazie. Grazie, consigliere. Ci sono altri interventi, passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta? Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? Abate Botticchio. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Astenuti. Nessuno. Contrari? Abate Botticchio, il Consiglio approva. Sesto punto all'ordine del giorno, riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex articolo 194, lettera E, per il pagamento somme alla società Olivetti S.P.A. per forniture rese. Relazione il Sindaco, prego signor Sindaco. Allora, ok, la vicenda parte da quando c'è stata la necessità per gli enti pubblici di utilizzare il servizio di pubblica connettività. Il servizio di pubblica connettività consente agli enti pubblici, in particolare e in generale a tutti gli enti che hanno necessità di coprire i dati, perché sensibili, e per evitare che questi possano essere spiati dall'esterno o utilizzati diversamente da quelle che sono le finalità strettamente istituzionali, quel che riguarda il Comune, ci sono delle corsie, diciamo, internet, definiamole così, preferenziali, coperte, che in qualche modo sono state costruite proprio per difendere i dati stessi quando questi vengono trasferiti, vengono lavorati e elaborati. Per il Comune di Agropoli e per gli altri comuni della società che facevano parte della società CST Sistemi Sud, questo servizio fu messo a disposizione gratuitamente all'inizio, quando la legge ne richiese la necessità. Fu posto praticamente perché la società CST Sistemi Sud aveva avuto un finanziamento proprio per implementare e rafforzare i servizi informatici, tra cui questo, quello diciamo dell'utilizzo del servizio di pubblica connettività con la copertura dei dati come ho appena descritto. Al termine del progetto che finì, il progetto aveva acquisito un rapporto con l'azienda Telecom Olivetti, la quale sostanzialmente aveva vinto una gara Consip, e rispetto a questo il CST si approvvigionava proprio di questo servizio collegato alla gara Consip che ho appena descritto, quindi aveva acquisito quelle tariffe sulla base di una gara espletata a livello nazionale. Terminarono, come detto, i soldi del progetto, quindi fu chiesto al Comune di Agropoli, a quel punto, una volta che il servizio era terminato, come si voleva regolare rispetto al servizio stesso, cioè se continuare con quel
con quel diciamo, appalto e con quel tipo di contratto che fu fatto a suo tempo, o se voleva fare una scelta diversa. L'ufficio, l'allora responsabile dell'ufficio informatizzazione del Comune, Giuseppe Salusso, considerato il fatto che il servizio fino allora era stato reso per bene, aveva dato dei suoi frutti, decise di subentrare sostanzialmente a quel contratto precedente e continuare l'attività e l'utilizzo di quella rete per altri 6 anni circa, se non sbaglio. Poi il dottore Capozzo, che come dire, ha seguito da un punto di vista di ricostruzione della pratica, mi correggerà se sbaglio, per 6 anni. Ma l'anomalia di questa pratica sta nel fatto che la Telecom, dopo diciamo, il passaggio al Comune di Agropoli, per un lungo periodo non ha inviato le fatture, e quindi il Comune di Agropoli, non arrivando alle fatture, insomma, ha atteso diciamo, questi pagamenti, cioè queste, atteso che non arrivano questi pagamenti, è stato in stand by, si è fermato. Poi a un certo punto, quando il contratto è passato alla Telecom, a una sua partecipata, Olivetti S.P.A., Olivetti ha riorganizzato evidentemente il servizio, ha verificato che queste fatture non sono state mandate e le ha mandate tutte quante insieme. A quel punto si è creato il problema di una cifra abbastanza elevata che si era accumulata nel tempo, e quindi è cominciata una discussione effettivamente tra Olivetti, che aveva fatto questa richiesta improvvisa, quindi di una cifra elevata rispetto a quello che doveva essere sostanzialmente il pagamento del servizio, che inizialmente era di circa 600 euro mensili, per arrivare poi nel tempo a 300, se non sbaglio, le ultime fatture. E quindi si è arrivato a una sorta di blocco, una sorta di proprio perché la cifra era abbastanza elevata, e quindi si è creata insomma questa partita debitoria. Poi è cominciata una discussione tra l'avvocato di parte della Olivetti e il Comune di Agropoli rispetto al pagamento di queste fatture, e si è divenuto anche un momento di discussione in via transattiva della stessa. E quindi complessivamente si partiva da diciamo, un costo complessivo di tutto il servizio svolto in questi anni di 35.947 euro, più a questi soldi bisognava aggiungere gli interessi e le spese legali, e in accordo con la stessa, in via transattiva, abbiamo invece ottenuto il pagamento soltanto di 21.568, che è pari al 60% della somma richiesta. Quindi abbiamo avuto una riduzione della sorta capitale e ulteriormente anche la possibilità di non pagare né interesse né spese legali. Quindi diciamo, è sembrato insomma, effettivamente la soluzione migliore, atteso che il servizio era stato regolarmente svolto e ce n'è attestazione negli atti dell'ufficio, che quindi doveva essere pagate le fatture, e che dato che c'era stata una colpa da parte loro, che non hanno inviato le fatture così come doveva essere fatto, nell'ambito della trattativa c'è stato questo ulteriore sconto, quindi riteniamo che questo debito fuori bilancio può essere tranquillamente pagato da parte del Comune, e quindi si ha una trattativa conveniente, e quindi si chiede appunto al Consiglio Comunale di votare positivamente questo debito fuori bilancio, perché così, anche come dal parere del Collegio dei Revisori, la transazione ha dei vantaggi positivi per l'ente. Non so se sono stato sufficientemente chiaro o la pratica del Comune, se deve essere integrato, ci sono dei dubbi, siamo qua a disposizione. Prego, consigliere Abbate. Allora, così come avevo detto prima sull'argomento della ratifica della delibera di giunta, io ritengo che in questo riconoscimento di debiti fuori bilancio, che seguono dal numero 6 al numero 16 dell'ordine del giorno, secondo me vi sono forti anomalie. Anomalie dovute a quello che già ho detto in parte, perché il 19 settembre o il 10 settembre, non ricordo, il 10 settembre venne approvato il bilancio. Alcuni di questi debiti potevano essere inclusi assolutamente in quella seduta ancora prima. Oggi arrivano 8 debiti fuori bilancio, se non sbaglio 8, ascrivibili alla lettera E, cioè quello che ha detto adesso il sindaco, cioè prestazioni eseguite da professionisti, fornitori o ditte o qualsiasi altro, ma soprattutto da professionisti, per cui il Comune si è arricchito di quella prestazione professionale e poi non ha pagato.
e 3 di cui alla lettera A, cioè sentenze esecutive. Quelle sulle sentenze esecutive si dice non ci sta niente da discutere, lo dice l'articolo 194 lettera A, dove dice praticamente cioè nella sostanza non possiamo discutere su niente perché ci sta la sentenza esecutiva. Ma non è vero. Perché? Perché sul quantum e sul fatto che deve essere dato non c'è da discutere assolutamente, ma c'è da discutere per vedere quali sono state i movimenti che il Comune ha fatto in merito a un'originaria richiesta. Ha fatto bene la causa, non l'ha fatto bene, è stato assistito, era il caso di non farlo. Bisognerebbe scendere nei particolari. Particolari su cui, nonostante il racconto veritiero al 100% del sindaco, ma io non ho motivo di credere in un racconto veritiero del sindaco. Io ho motivo di guardare tutti questi documenti, esaminare, e onestamente, indipendentemente che mancano, ma nel tempo di un consiglio comunale non possono essere esaminati questi documenti in modo così approfondito, tale da vedere se e perché quella causa che è stata persa, per cui è uscita la sentenza esecutiva, era giusto che venisse fatta in quel modo con cui è stato fatto, in quel modo. Per quanto riguarda poi quegli altri accordi transattivi, sì, d'accordo, tutti gli accordi transattivi che volete, ma intanto io nel frattempo praticamente ho ottenuto un professionista per le palle e l'ho tenuto fermo fin quando poi l'ho portato all'esasperazione che mi ha fatto l'accordo. Anche questo a me, consigliere, non va bene. Però siccome queste sono problematiche che sono sorte con la vostra amministrazione, alcune forse qualcuna potrebbe risalire prima di voi, qualcuna, ve li risolvete voi. Io chiedo scusa a tutti i professionisti, questo intervento non era rivolto a contestare il loro legittimo e sacrosanto credito, ma era rivolto solo e soltanto a specificare perché io come consigliere di minoranza non sono in grado né tengo praticamente tempo da poter dedicare oggi, perché oggi sarebbe comunque tempo perso in quanto non ho tutti i documenti e mi dovrei sentire i racconti che mi fa il sindaco o l'assessore. Quindi da questo momento io abbandono l'aula perché mi astengo dagli argomenti 6 e 16 e ritorno per l'ultimo argomento. Però aspetto prima se mi si vuol dare una risposta, e invece come penso non ci sia risposta da dare, allora abbandono l'aula prima che lei la metta ai voti. Non nel senso una risposta, è chiaro che la sua osservazione, quella di dire sindaco, sono successe tante cose, discussioni tra gli uffici, lettere intercorse tra fornitore e funzionario, quindi è chiaro che sono tante le situazioni che possono ingenerare dei dubbi e delle perplessità. Però è pur chiaro che l'istruttoria fatta dagli uffici e poi portata all'attenzione del Consiglio Comunale credo sia stata fatta assolutamente, credo, nell'interesse dell'ente. E quindi, però io mi pongo una domanda, dico, ammettiamo per ipotesi che non fosse stato decidessimo di non votarlo e di dire andiamo avanti. Non si può fare. Noi abbiamo l'obbligo di mettere... Obbligo totale, lo dovete approvare. Voi. Questo è il senso, è chiaro. Sicuramente, che su questo non c'è dubbio che i debiti fuori bilancio vanno riconosciuti. L'ultima osservazione, quasi tutti cominciano, come avrà visto negli atti, sono incarichi legali molto vecchi, tant'è che la discussione è chiudo sugli incarichi legali, perché prima non c'era un regolamento che stabiliva a priori gli importi delle cause, ma si dava l'incarico e poi si attendeva al termine del giudizio la parcella dell'avvocato che poteva, come sa benissimo, essere impostata con dei criteri minimi, con dei criteri massimi, e quindi lì c'è la difficoltà e la necessità di andare a transarre, perché poi se avessimo accettato tout court le parcelle così com'erano senza discuterne, e qui ci sta il ragionamento di dire però hai fatto questa trattativa col funzionario, con il professionista, anche tirandolo un po', ci sta il ragionamento, però era pure di fronte a parcelle che oggi praticamente rispetto a quello che era il mercato probabilmente legale nel passato sono molto più alte, cioè parcelle dei 20, 30, 40 mila euro, oggi non le paghiamo più perché abbiamo regolamento comune, quindi abbiamo cercato di fare una trattativa con gli avvocati, questo lo dico in modo da chiarire anche il Consiglio, per cercare di ridurre al massimo quella cifra che si avvicinasse sostanzialmente ai parametri odierni. Questo è tutto il ragionamento. Io voglio soltanto sottolineare che tutto quello che ha detto lei è vero, ma è pur vero che è tutto capitato, tranne qualche caso, nella o in quella precedente. Grazie, prego, consigliere Bottiglia.
Io non resto in aula, ovviamente mi astengo, ma nulla contro chi deve avere il proprio, diciamo, compenso, perché è giusto che sia, perché chi ha lavorato spetta premio. Ovviamente contesto la procedura, il vostro modo di gestire, che è sempre fallimentare a mio avviso, perché io non mi trascinavo mai tutte queste roba di anni, che qua io l'altro giorno alla riunione capogruppo c'erano anche del 2010, 2011, forse addirittura qualcosa del 2005. Quindi io ve l'ho detto, ve lo ripeto, prima chi deve essere pagato e poi si fanno le cose più urgenti, quindi voi fate sempre il contrario, io resto, mi astengo, però nulla contro chi deve avere il compenso, anzi io chi lavora aspetta premio, ripeto. Bene, ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta? Chi si astiene? Chi è contrario? Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Il Consiglio approva. Settimo punto all'ordine del giorno, riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, ex articolo 194, lettera E, per il pagamento somme dell'avvocato Attilio Pecora per spettanze professionali maturate e approvazione contestuale della transazione stragiudiziale derivante dall'acquisizione del servizio di patrocinio legale. Relazione all'assessore Modalipassi. Sì, allora in questo caso riguarda la richiesta di pagamento di onorari da parte dell'avvocato Attilio Pecora, il quale ha difeso l'ente nel corso degli anni, a partire dall'anno 2003, in varie cause nei confronti del TAR, del Tribunale, ma la maggior parte sono nei confronti del TAR. Quindi stiamo parlando dell'anno 2003. 2003. Colgo l'occasione in questo caso per ringraziare l'operato dell'ufficio contenzioso, il quale negli ultimi mesi si è effettivamente speso tantissimo affinché queste debenze che l'ente ha nei confronti di questi professionisti esterni vengano, o di altre situazioni, venissero alla fine sanate. Quindi veramente negli ultimi mesi l'ufficio contenzioso ha fatto un lavoro immane, di questo colgo l'occasione per ringraziare il responsabile e tutti gli operatori dello stesso ufficio. Nel caso specifico, ritornando all'argomento, l'avvocato Pecora aveva richiesto al Comune degli onorari complessivi dell'importo di euro 88.930, e in seguito appunto alle proposte, diciamo agli accordi transattivi che ha avuto con l'ufficio contenzioso, e quindi in data 25 ottobre 2021, quindi dopo l'approvazione del bilancio, l'avvocato Pecora ha raggiunto l'accordo per il pagamento, la definizione di queste vertenze, con l'importo di complessivo di euro 52.000 da corrispondersi in 4 annualità a partire dall'anno 2022 fino all'anno 2025. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Passiamo al voto. Chi è favorevole alla proposta? Chi si astiene? Botticchio, contrari, nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi si astiene? Botticchio, contrari, nessuno. Il Consiglio approva. Ottavo punto all'ordine del giorno, riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, ex articolo 194, lettera E, per il pagamento somme all'avvocato Cambareri Antonia. Relazione l'assessore Modalipassi. Sì, anche in questo caso parliamo di un avvocato che ha avuto un incarico con una delibera di giunta comunale in data 13 dicembre 2005 per la difesa nei confronti del 2005, quindi siamo già due prima. Questo è uno di quei casi, come osservava il consigliere Abbati, in effetti l'ufficio contenzioso è riuscito a divenire e a transigere la pratica in data 30 giugno 2021, ma questa cifra qua era già stata appostata nel rispettivo capitolo di competenza dell'ufficio contenzioso. Nel caso specifico l'avvocato
aveva chiesto onorari per 17.845, la transazione si è conclusa con un accordo per la somma complessiva di euro 8.954. Anche in questo caso se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Passiamo al voto. Chi è favorevole alla proposta? Chi si astiene? Botticchio, contrario nessuno. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Astenuti. Botticchio, contrario nessuno. Il Consiglio approva. Nono punto all'ordine del giorno, riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, ex articolo 194, lettera E, per il pagamento somme all'avvocato Ruggiero Musio. Relazione assessore Mutali Passi. Sì, anche in questo caso il legale in questione ha avuto degli incarichi, i primi, da parte del commissario straordinario in data 3 aprile 2007 per difendere l'ente nei confronti del TAR Campania, e altri due incarichi in data 2009 e un altro nel 2011. In questo caso specifico l'avvocato in questione aveva chiesto un importo di onorario per 18.267, l'accordo transattivo si è concluso con un importo di euro 7.295, in questo caso da pagarsi in tre rate da partire 2021, 22 e 23. Anche in questo caso se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Passiamo al voto. Chi è favorevole alla proposta? Chi si astiene? Botticchio, contrari nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Astenuti. Botticchio? Contrari nessuno. Il Consiglio approva. Decimo punto all'ordine del giorno, riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, ex articolo 194, lettera E, per il pagamento somma all'avvocato Gennaro Maione. Relazione assessore Mutali Passi. Anche in questo caso l'avvocato Maione, con delibera di giunta comunale del 9 giugno 2005, ha avuto l'incarico di difendere l'ente dinanzi al tribunale di Vallo della Lucania. Nel caso specifico l'avvocato aveva richiesto onorari per l'importo originale di euro 29.434, l'accordo transattivo, anche in questo caso concluso in data 19 maggio 2021, ma anche in questo caso le somme erano state già postate in bilancio. La transazione si è conclusa con l'accettazione da parte dello stesso avvocato di un accordo a saldo e saccio di l'importo omnicomprensivo di 16.050 da riconoscersi nell'annualità 2021. Pertanto si chiede l'approvazione. Prego, consigliere Botticchio. Niente contro l'avvocato Maione, ci mancherebbe, però non è un avvocato di Agropoli. E dato che io, come consigliere, penso che si debba dare prima spazio agli avvocati di Agropoli, non è che ad Agropoli mancano figure professionali pari, è 2005 comunque, sì, ma ci sono tanti avvocati, non è il caso dell'avvocato, che circolano negli anni molte volte sempre gli stessi nomi e non sono di Agropoli, dato che io ci tengo alla mia città, quindi qua io voto contro, perché non è di Agropoli, punto. Nulla contro la persona, perché mi sembra che ha fatto pure il sindaco a Ceraso, quindi nulla contro l'avvocato Gennaro Maione, sindaco, ex sindaco di Ceraso, però io tengo alla mia città gli avvocati, anche perché poi è una bella cifra pure, quasi 30.000 euro, e quindi molte volte, vedi, trascuriamo le figure professionali e capaci di questa città, e non va bene, quindi io qua diciamo sono contraria, ma non alla persona, ma sempre alla procedura, ci mancherebbe, rispetto all'avvocato Maio. Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Sindaco, prego. Consigliere Marciano. Grazie consigliere, allora passiamo al voto. Chi è favorevole alla proposta? Chi si astiene? Chi è contrario? Botticchio. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Astenuti? Nessuno. Contrari? Botticchio. Il Consiglio approva. Undicesimo punto all'ordine del giorno. Articolo 194, lettera A. Decreto ingiuntivo non opposto. Riconoscimento debito fuori bilancio. Accordo transattivo con la controparte ditta Edil Daniello Antonio. Relazione all'assessore Mutali Passi.
In questo caso, appunto, parliamo di lettera A, quindi riconoscimento a seguito di una sentenza, atto dovuto, però nonostante la sentenza gli uffici si sono adoperati affinché si raggiungesse un accordo e si ottenesse una decurtazione di quello che originariamente richiesto dalla ditta. In effetti si è raggiunto l'accordo con la decurtazione degli interessi moratori richiesti della somma di euro 3.500 e quindi con il riconoscimento a favore della spesa della stessa impresa esclusivamente delle spese legali che ha dovuto sostenere appunto per vedersi riconosciuto questo credito da parte dell'ente. E quindi in questo caso complessivamente parliamo di una cifra di 2.959 euro dovuti esclusivamente al riconoscimento delle spese legali e invece abbiamo l'ente riuscito ad ottenere la decurtazione degli interessi mutatori. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Passiamo al voto. Chi è favorevole alla proposta? Chi si astiene? Botticchio. Contrario nessuno. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Astenuti. Botticchio. Contrario nessuno. Il Consiglio approva. 12° punto all'ordine del giorno. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, ex articolo 194, lettera A. Approvazione proposta transattiva e piano di relativizzazione del contenzioso con la società Tecno Building SRL. Relazione all'assessore Mutalipazzi. Sì, anche in questo caso parliamo appunto di lettera A, quindi a seguito di una sentenza. Nel caso specifico faccio presente a questo consiglio, la questione è questa. La ditta in questione, la Tecno Building SRL, citò in giudizio l'ente in data e a giugno del 2012 perché presentò un decreto ingiuntivo per il riconoscimento dei pagamenti dei lavori effettuati, pagamenti che l'ente non potette eseguire perché a seguito di ritardi da parte di trasferimenti da parte della Regione Campania per i lavori in questione. Il giudizio, la sentenza si è avuta a febbraio del 2014, in effetti in quell'udienza nel frattempo era avvenuto che l'ente aveva provveduto a pagare la quota capitale richiesta da parte dell'impresa dell'importo di 1.346.000, quindi l'avvertenza si concluse per quanto riguarda il pagamento dell'importo dei lavori, però l'impresa continuò l'avvertenza per quando vedesse riconosciuti gli interessi di moda, la rivalutazione. Quindi c'è stato un successivo contenzioso per la parte esclusivamente degli interessi. C'è da riconoscere che questa fase ancora non si è conclusa, però i legali dell'ente consigliano all'ente di addivenire a questo accordo transattivo in quanto rispetto a una potenziale debenza dell'importo di circa 232.000 euro, la somma di tutti gli interessi moratori e anche della reputazione, a seguito di un accordo transattivo la parte ha accettato di definire la questione per l'importo complessivo di 150.000 euro in due rate per l'annualità 2021 e 2022. Ha rinunciato in questo accordo agli interessi, alla cosiddetta rivalutazione monetaria e ha chiesto esclusivamente il pagamento degli interessi di moda. Pertanto, anche in questo caso se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Passiamo al voto. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Nessuno. Il Consiglio approva. 13° punto all'ordine del giorno, riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, ex articolo 194, lettera E, per il pagamento delle somme all'avvocato Botti Luciano. Relazione all'assessore Mutalipazzi. Sì, in questo caso l'avvocato aveva avuto un incarico in data 2010, da libera di giunta comunale numero 115 del 2010. Per difendere l'ente dinanzi alla Corte di Appello. In questo caso la cifra di onorario richiesta dalla parte dell'avvocato era della somma di euro 23.000. La definizione, che si è divenita in ufficio con l'ufficio contenzioso in data 18 novembre 2021, la parte ha accettato la definizione a transigere
per la somma complessiva di 12.039, da corrispondersi in questo caso esclusivamente per l'annualità 2021, e anche in questo caso se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Passiamo al voto. Chi è favorevole alla proposta? Chi si astiene? Botticchio. Contrari? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Astenuti? Botticchio. Contrari? Nessuno. Il Consiglio approva. 14° punto all'ordine del giorno. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, ex articolo 194, lettera E, per il pagamento somma all'avvocato Gaetano Apicella. Relazione assessore Mutalipassi. Sì, in questo caso l'avvocato iniziò con il suo incarico da parte dell'ente in data 2009, con due delibere di giunta del 2009 per difendere dei dipendenti e dei dipendenti per il patrocinio legale a favore dei dipendenti del comune. Nel caso specifico la somma complessivamente richiesta da parte dell'avvocato era originari 45.118, con accordo transattivo con l'accordo transattivo avuto con l'ufficio contenzioso si è addiveniti alla definizione per l'importo complessivo di euro 27.000 da riconoscersi in tre annualità 2021, 22 e 2023. Anche in questo caso se ne chiede la. Ci sono interventi? Passiamo al voto. Chi è favorevole alla proposta? Chi si astiene? Botticchio. Contrario? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Astenuti? Botticchio. Contrario? Nessuno. Il Consiglio approva. 15° punto all'ordine del giorno. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex articolo 194, lettera A. Vi è un allegato, perché sono vari nominativi. Assessore Mutalipassi, la prego di dirli, perché se ci sta qualche incompatibilità diamo conoscenza di tutti i creditori. Sì. Allora, grazie. In questo caso appunto sono una serie di debiti fuori bilancio come conseguenza di una serie di sentenze sfavorevoli all'ente che hanno condannato l'ente al risarcimento di danni. Per la maggior parte si tratta di danni da sinistro stradale. È allegato alla proposta un elenco di questi nominativi, io li leggo. Allora, la parte ITM SSL, difensore Vasicchio Carolina. La seconda è la parte Ottolone Ilaria, difensore di Iorio Saverio. La terza, la parte Mandia Marco. Il quarto, Restauro Maria Rosaria. Il quinto, Ruotolo Angelina. Il sesto è Senatore Giuseppe. Il settimo è Franco Alfonsina e D'Ambrosio Giusi. L'ottavo è Torrusio Gennaro. Il nono è Cerminara Francesco. Il dieci è Russo Mariangela. L'undicesimo è la Nanna di Napolitano Giuseppe Company S.E.C. SAS. 12 Dusso Mario, 13 Cantalupo Francesca, 14 di nuovo Restauro Maria Rosaria, 15 Bernardo Maria Rosaria, 16 Salati Anna Teresa, 17 Caporale Angelo, 18 Griego Nicoletta, 19 Di Lorenzo, 20 Santoro, 21 la Regione Campania, 22 Gallo Giovanni, 23 Carpinelli Laura, 24 Verdoliva Maria, 25 Pagnotta Liliana, 26 Traccheggiani Attilio, 27 De Stefano Francesco, 28 Pietro Chianese, 29 Cantalupo Francesca, 30 la provincia di Salerno, 31 Manfellotto Felice, 32 Pulignano Sala, 33 Griego Nicoletta, 34 D'Agosto Carmine, 35 Avvocato Simona Gargano per l'avvertenza Cantalupo Rosanna, 36 D'Avanzo Paolo,
37 La Palmiero Costruzioni, 38 di Filippo Alpaia, 39 GDA SPA, 40 Metal Marano SSL, 41 MG Costruzioni SSL, 42 Biagio Motta, 43 Mangino Alfonso, 44 Renzi Angela Rosa, 45 Perugi Ciro, 46 Caputo Mario e 47 l'ultima Pepe Renata. Quindi una serie di sentenze per l'importo complessivo di €223.577. E tutte, ripeto, derivanti da sentenze esecutive che vedono l'ente soccombente. In alcune di queste si tratta di imposte di registrazione per le quali eventualmente poi l'ente dovrà rivalersi nei confronti della controparte. Grazie. Grazie a lei. Ci sono interventi. Passiamo al voto. Chi è favorevole alla proposta? Chi si astiene? Di Biasi, Botticchio. Contrari? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Astenuti? Di Biasi, Botticchio. Contrari? Nessuno. Il Consiglio approva. Sedicesimo punto all'ordine del giorno, riconoscimento debiti fuori bilancio, ex articolo 194,1, lettera E. Anche qui, Assessore Mutalipassi, la prego di portare a conoscenza dell'allegato. Si tratta per lo più di, anche in questo caso, di incarichi legali senza copertura, risalenti anche in questo caso agli anni 2014, 2013, 2015, insomma, 2000 e precedenti. E nel caso specifico gli avvocati sono lo schiavo Gennaro e Tajani Attilio, che ha difeso la dottoressa Spinelliana, l'avvocato Botti Francesco per la difesa di Sica Agostino e di Rosello Anna, Cofano Aniello per la parte Murino Maria Antonietta, l'avvocato Rosello Modestino per la parte Regione Campania, l'avvocato Zecca Antonio per la parte Motta Biaggio, l'avvocato Matucci Domenico per la parte d'Agosto Carmine, l'avvocato Visone Lodovico per la parte Siniscalchi Carmela, l'avvocato Lorenzo Lentini per la parte Landolfi Bruno, l'avvocato Botti Francesco per la parte Vitagliano Carmine e un'altra vertenza per la parte Polito Giuseppe, l'avvocato Francesco Terullo per la parte Marino Raffaele, l'avvocato De Marco Imerio Raffaele per la parte De Feo Silvana, l'avvocato Marco per la parte Viviani Davide, l'avvocato Michele Spinelli per la parte Siga Agostino, l'avvocato Annunziata Maria per la parte CST Sistemi Sud, l'avvocato Gerardo Di Filippo per un ricorso in Commissione Tributaria Regionale a difesa dell'ente, l'avvocato Michele Perillo, l'avvocato Rocco Pinto per una vertenza H3 per la vertenza Iannicelli, l'avvocato Domenico Antonio D'Alessandro per la parte Sica Cauceglia Visco e di nuovo l'avvocato Domenico D'Alessandro per la parte Sica Patella e infine gli avvocati Domenico Amatucci e Alberto Somonte per la parte Amatucci Maria Luisa per un ammontare complessivo di 90.733. E anche in questo caso se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi. Prego, Sindaco. Allora, faccio un intervento finale rispetto a tutti questi debiti fuori bilancio, ma volevo ricordare che dietro questo c'è stato un grande lavoro dell'ufficio contenzioso. Margherita Feniello, le sue brillanti collaboratrici, si è creato l'ufficio contenzioso realmente un ufficio molto operativo. E devo, insomma, naturalmente ringrazio anche l'assessore Benevento, l'assessore contenzioso, ma voglio sottolineare il grande lavoro che ha fatto l'ufficio contenzioso e quindi il suo funzionario, perché si è creata finalmente una banca dati ampiamente credibile di tutti i legali del nostro comune. Siamo riusciti a ricostruire tutto quello che era la situazione debitoria degli avvocati e con queste ottime transazioni fatte abbiamo comunque risparmiato molto rispetto a quello che era l'accumulo probabile possibile. Arriveranno in consiglio altre due transazioni, già l'anticipo, con altri due avvocati, quindi abbiamo chiuso sostanzialmente con questa operazione
tutto il contenzioso legale agli incarichi legali, che è una montagna di situazioni che sono state messe diciamo a posto, e quindi siamo insomma felici di poter dire che anche quest'altro pezzo come dire, di bilancio, di situazioni contabili in difficoltà e comunque avevano dei dubbi, delle perplessità, è stato messo a posto. Quindi ringrazio anche naturalmente l'assessore Mutalipassi, perché non è stato semplice venire a capo di tutte le situazioni, e per questo motivo sono felice, perché abbiamo con questo consiglio, e con, ripeto, con il prossimo arriverà, che chiuderà le ultime due vertenze, messo a posto una situazione che comunque creava delle preoccupazioni e mette in serenità un altro pezzo di bilancio che oggi veramente insomma comincia a essere veramente florido. E in più sottolineo, rispetto all'osservazione del consigliere Botticchio, che condivido, che è quella naturalmente che è chiaro che bisogna cercare, che l'ente deve cercare in qualche modo di far lavorare le aziende locali, quelle più vicine al territorio, più vicine all'ente, quindi su questo credo che non sia nessuno che non sia d'accordo. Ma rispetto agli incarichi legali dovete sapere, così lo diciamo con chiarezza, che esiste una lista di avvocati e col criterio della rotazione vengono assegnati gli incarichi. Quindi è chiaro che nell'ambito di questa lista che noi abbiamo, che viene poi ogni anno aggiornata e che invitiamo gli avvocati insomma di Agropoli a iscriversi in essa, come così come gli altri avvocati, in una logica di rotazione prendono diciamo gli incarichi, quindi può capitare naturalmente anche l'incarico, atteso che a un certo punto finiscono quelli di Agropoli, anche l'incarico al legale insomma del nostro territorio. Quindi siamo nella normalità, ma la logica è quella su cui si basa la shortlist e la logica in cui vengono dati gli incarichi è soprattutto quella della rotazione. È chiaro che sono degli incarichi particolari, di particolare importanza, che necessitano di un avvocato di una certa livello, una certa qualità, dove c'è anche necessità di una certa fiducia, e lì il regolamento prevede anche delle possibilità di variare, però il criterio è proprio quello della rotazione. Quindi detto questo, veramente un grazie e complimenti per il lavoro fatto dagli uffici e dalla Giunta, perché non è stato semplice, e ringrazio nuovamente i consigli comunali per aver voluto seguire queste indicazioni, perché vi garantisco che abbiamo messo a posto una grossa parte di bilancio che in futuro non ci creerà più problemi. Grazie, prego consigliere Botticchio. Vabbè sindaco, non è che io sarei felice di questa situazione debitoria che si è trascinata negli anni, quando magari lei era assessore al bilancio, mi sembra dal 2007, e l'assessore Mutalipassi mi sembra che era revisore dei conti, quindi voglio dire, voi c'eravate. E quindi è una situazione che poi si è chiusa 5-6 mesi prima delle elezioni. A me comunque fa piacere, perché? Perché comunque le persone vengono pagate, meglio tardi che mai, ma che io insomma al suo posto mi sentirei felice di questa cosa. Penso proprio che non è una vittoria, non è un obiettivo raggiunto, perché gli obiettivi si raggiungono quando li raggiunge tutta la città di Agropoli, non solo 50-60 creditori che dopo tanti anni in date strategiche ottengono diciamo quello che è il loro legittimo compenso. Io sono sempre per la giustizia e per chi? E per gli avvocati di Agropoli. Quindi sta short non è presente. Strano che non c'è né il vice sindaco né l'assessore al contenzioso. In un argomento del genere penso che doveva essere presente. Assessore Benevento è assente per motivi di salute. Mi dispiace, gli facciamo tanti auguri insieme, gli facciamo tanti auguri al nostro vice sindaco. Non si è mai sottratto alla discussione, sì. Anche però in passato. Voglio dire, la vittoria non è questa, che oggi abbiamo insomma sanato, ma tanti tanti debiti di un lavoro fatto. Io mi aspetto un lavoro, ve l'ho detto sempre, il lavoro per la città di Agropoli, meno debiti, più città. Ecco, io mi auguro per il 2022, veramente, lo dico dal profondo del cuore, più Agropoli, più città, più vivibilità, più gestione e meno burocrazia, perché queste tutte siete vittime di questa burocrazia. Ovviamente chi sta vicino a un computer, chi fa l'impiegato, chi lavora, va sostenuto dalla classe dirigente, va sostenuto dall'assessore, al contenzioso. E poi io vi ho sempre detto, create un'avvocatura comunale, ci vuole un'avvocatura comunale dove veramente si risparmia tantissimo. A me fa piacere che queste persone finalmente hanno avuto
le loro spettanze e va bene così. Ho finito. Grazie consigliere, passiamo al voto. Chi è favorevole alla proposta? Chi si astiene? Botticchio. Chi è contrario? Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Astenuti. Botticchio. Contrario nessuno. Il consiglio approva. 17° punto all'ordine del giorno, regolamento per l'assegnazione a titolo gratuito di stalle di sosta riservate a persone titolari di contrassegno di parcheggi per disabili. Rientra in aula il consigliere Abate. Ritiriamo il regolamento perché non è passato in commissione come era giusto che fosse. Quindi per me dovrebbe essere ritirato, non so se... Allora io chiamo il consiglio alla proposta del sindaco per il ritiro dell'argomento all'ordine del giorno. Chi è favorevole al ritiro? Chi si astiene? Abate. Botticchio, contrario nessuno. L'argomento viene ritirato. 18° punto all'ordine del giorno, nuovo regolamento orti urbani. Sindaco relaziona. Stesso ragionamento dell'altro regolamento, non è passato in commissione, lo passiamo in commissione e poi lo portiamo in consiglio. Alla proposta del sindaco chiamo il consiglio al voto. Chi è favorevole alla proposta del sindaco di ritirare l'argomento? Chi si astiene? Abate. Botticchio. Contrario nessuno. Si concludono gli argomenti. Vi auguro un buon Natale a voi tutti e a casa che ci seguono.